Bene, benvenuti a un nuovo appuntamento in diretta della rubrica curata da Burman nello spazio Cia Splendore della Fondazione Fraschini. Mi trovo in una compagine meno austera del solito, ho approfittato del bel tempo e spero mi perdonerete eventuali problemi di linea ed eventuali schiamazzi di bambini, dato che non sono l'unico ospite di questo parco. Niente, come sapete, lo spazio che Burman occupa è dedicato alle novità, alle ultime novità nel mondo dello spettacolo, in particolare dello spettacolo su schermo, e ha un consiglio, al consiglio di una visione, specialmente su una piattaforma gratuita che non implica una sottoscrizione a pagamento. Bene, andiamo subito al dunque, parliamo delle novità di questa settimana, che in realtà non sono state molte. Sicuramente una delle più apprezzate dal mondo degli esercenti in Italia, di cui abbiamo parlato un pochino l'ultima volta, è la conferma dell'arrivo nelle sale, fissato oltre agosto, di Tenet, che è l'ultimo attesissimo film in realtà di Christopher Nolan. Bene, in realtà questa notizia è stata accolta con tantissima gioia, anche perché in un primo momento si era vociferato che Tenet sarebbe arrivato nelle sale soltanto in autunno, anzi accumulando il ritardo in cui versa la situazione economica degli esercenti in tutta Italia, ma in realtà in gran parte dell'Europa. E quindi questa è una bellissima notizia, che Warner Bros. Appunto distribuirà il 3 agosto. E per aumentare l'hype intorno all'evento, la risonanza anche di questa nuova uscita, la Warner Bros. Farà uscire anche a 10 anni dall'uscita nelle sale, a metà luglio, Inception, il film, uno dei film più celebri in realtà di Christopher Nolan con Leonardo DiCaprio. Sicuramente ve ne ricorderete. In realtà, però, per chi mi segue da Pavia, ci sono novità ben più interessanti, come immagino saprete, e se non lo sapete ancora sarò contentissimo di darvi la lieta novella. Il Comune di Pavia con la Fondazione Fraschini ha finalmente dato avvio alla stagione di cinema sotto le stelle all'aperto, che sappiamo essere essenziale, soprattutto in questi tempi in cui il cinema nelle sale, il cinema fruito in maniera convenzionale, è reso più difficile dalla condizione sanitaria. Bene, sono anch'io contentissimo di dire, sebbene non c'entri niente con l'organizzazione, che il Politeama si trasferirà a tutti gli effetti nella compagine del cortile del castello Visconteo di Pavia, e a cominciare da questa settimana. Per arrivare a circa, presso poco, 5 serate di cinema nel cortile tutte le settimane fino alla prima settimana di settembre. Quindi la Fondazione Fraschini, il Politeama ci terranno compagnia con visioni in piena regola, ma in maniera anche sicura per la nostra salute, fino alla prima settimana di settembre. I titoli sono tantissimi, vi consiglio vivamente di recuperare il calendario delle proiezioni, e in realtà si comincia già questo giovedì 25 con un film che io reputo veramente fantastico, che è il Ritratto della giovane in fiamme, che era a Cannes l'anno scorso, uno dei film probabilmente più belli dello scorso anno, e se non degli ultimi anni. E niente, quindi la visione fisica, la fruizione convenzionale prende finalmente il via, ma tuttavia possiamo ancora giovare di qualcosa in online, in streaming, che tuttavia è comunque per certe iniziative rimane un momento ancora particolare, forse fortunato, mi verrebbe da dire, perché per chi era avulso dal contesto festivaliero, questo momento ha permesso di fruire di iniziative che altrimenti sarebbero state anche difficili da raggiungere. Mi sto riferendo ai festival. E proprio in questi giorni, anzi il prossimo venerdì, il venerdì 26, prende avvio l'edizione virtuale del Far East Film Festival, che, per chi non lo sapesse, è il festival che ogni anno si tiene a Udine ed è probabilmente il più importante festival di cinema orientale dell'estremo oriente,
in Europa. Sappiamo che il cinema orientale sta vivendo proprio in questi anni una fortuna incredibile e poter essere spettatori di quello che a tutti gli effetti è un festival, solo che virtuale, con un sistema anche di accrediti, proprio per restituire quasi l'ebbrezza dell'atmosfera festivaliera, assolutamente non è da mancare. Ecco. Quindi ve lo consiglio vivamente. In realtà gli accrediti partono da cifre piuttosto ragionevoli, da meno di 10 euro. Quindi se potete, finché questa situazione lo permette, andiamo a questi festival, sebbene non si vada fisicamente. Ecco. E altre novità, come vi dicevo, in realtà sono molto poche. Una delle più importanti per chi avesse interesse del cinema americano, in particolare di quello hollywoodiano, è quanto annunciato dall'Academy. Settimana scorsa abbiamo visto che l'Academy aveva messo in atto delle nuove regole che permettessero più inclusività per la selezione. Abbiamo visto il famoso ampliamento degli slot per le candidature per miglior film e anche il riconoscimento della diversità in tutte le sue accezioni, nelle produzioni, nelle maestranze cinematografiche. Proprio qualche giorno fa ha annunciato che l'edizione degli Oscar del 2021, che di solito sappiamo tenersi alla fine di febbraio, bene o male, slitta avanti di 2 mesi, quindi si terrà il 25 aprile. E con molte, anzi, novità interessanti. La più importante che mi sento di comunicarvi è che per la prima volta verranno inclusi anche i film che sono usciti direttamente in streaming senza passare, per ovvie ragioni di questi tempi, dalle sale. Prima il criterio era prendere in considerazione i film per gli Oscar soltanto se stavano almeno una settimana in proiezione nei cinema di Los Angeles e di New York, che era una cosa piuttosto stringente per grandi case come Netflix, come Amazon Prime, come grandi case di produzione che ormai siamo abituati a conoscere. Bene, quindi possiamo capire che anche film come il più recente di Spike Lee, come The Five Bloods, di cui vi parlavo l'ultima volta, che è uscito in esclusiva e direttamente su Netflix, potrebbe essere incluso nella prossima pletora per i candidati, ecco. Bene, questa era l'ultima novità che mi sono sentito di darvi. Passiamo al consiglio di questa puntata, che è Che fare quando il mondo è in fiamme, di Roberto Minervini, un film che era proprio l'altra sera, l'altra notte, su Fuori Orario e che è stato recentemente aggiunto al catalogo gratuito su RaiPlay per l'ennesima volta. In realtà è parecchio ovvia il motivo di questa programmazione, della comparsa di questo titolo. Perché? Perché il titolo parla del razzismo in America, per farla molto semplice. Adesso ne parliamo. Il film è un film del 2018 che è esibito per la prima volta a Venezia, alla Biennale, e in realtà è l'ennesimo tassello di un certo cinema di Minervini, che ormai è a tutti gli effetti trapiantato negli Stati Uniti, vive lì da molti anni, ed è il secondo capitolo di una trilogia dedicata alla Louisiana. E anche se non capiamo subito che siamo in Louisiana, perché? Perché questo è un documentario, qui lo dico e adesso ci ritorneremo, è molto particolare. Innanzitutto, come dicevo, è un documentario parecchio integralista che potrebbe piacere agli spettatori più esigenti, quindi scordatevi il voice-over che accompagna in maniera pedissequa quanto compare sullo schermo, scordatevi le interviste, e bisogna assolutamente prepararsi a questo tipo di esperienza. E il film che andiamo a vedere in realtà è il risultato di un lavoro enorme di acclimatamento che ha fatto Minervini con le comunità afroamericane della Louisiana. Io continuo a insistere sul fatto
fatto della vaghezza, perché la Louisiana sapete benissimo che è uno stato enorme, ma perché lui stesso lo fa, perché lui stesso, in realtà usando gli strumenti più retorici che effettivi del cinema verité, ovvero il più integralista dei documentari, cioè quello che appare allo spettatore è quasi che chi si muove davanti allo schermo non percepisca il dispositivo, anche se il dispositivo c'è e ha una prossimità incredibile. Quindi è parecchio, sarebbe ingenuo pensare che chi si muove davanti alla telecamera non sa che la telecamera c'è. E prende le mosse da quanto avvenuto nel 2017, perché in Louisiana e in tanti stati degli Stati Uniti, l'estate del 2017 è stata l'avvio di una serie di omicidi, di uccisioni di afroamericani, soprattutto da parte della polizia. È ovvio quindi la correlazione con quanto sta accadendo in questo momento negli Stati Uniti. Cerchiamo di non essere troppo retorici e andiamo a vedere perché questo film può contribuire anche al pensiero, anche a fornirci un punto di vista in più su quanto sta accadendo l'America, come sappiamo bene, come Hollywood ci ha insegnato, è ormai non è altro che un luogo immaginifico, piuttosto cristallizzato nella mente di chi fruisce il cinema. E andare a esplorare qualcosa di così fuori dall'ordinario, di così lontano dai documentari convenzionali, di così lontano ovviamente da Hollywood, è un atto di estremo coraggio. Cosa fa Minervini? Minervini si cala nella comunità di Baton Rouge, la capitale della Louisiana, e muovendosi nella sua periferia fino ad arrivare a New Orleans, vive con delle persone, con degli afroamericani. Vive con una barista che deve sbarcare lunario, che non riesce a permettersi l'affitto, che deve sempre inventarsi nuovi modi per riuscire a mandare avanti il suo locale e i suoi avventori. E vive con una piccola comunità piuttosto colorita da un punto di vista folcloristico di discendenti di nativi americani che a tutti gli effetti si preparano per quello che è la festa più importante per il ventre della Louisiana, che molti di noi conosceranno, che è il Martedì Grasso, che ovviamente è un retaggio piuttosto latino come festa. E questi personaggi, questi discendenti dei nativi americani in realtà hanno un'appartenenza incerta perché loro festeggiano con questo folklore smodato, fatto di costumi, fatto anche di paillettes, ma incarnano qualcosa che è ulteriore. E poi i due fratellini che si sono trovati a cercare un modo di crescere lontani anche da quello che sono i percorsi istituzionali, che sono continuamente raccomandati da parte sgridati da parte della madre di non fare tardi per paura che vengano coinvolti in quelle che sono state le sparatorie nei confronti dei neri da parte dei poliziotti bianchi. E in un mondo che è sempre più diviso, no? Per ultimo, Minervini accompagna la comitiva piuttosto politica, di quelli che sono i. Che si autodefiniscono i discendenti morali delle pantere nere, che sapete benissimo essere il movimento politico degli anni 60, che sono le nuove pantere nere, che sono ovviamente molto integraliste e propugnano ideali di forte emancipazione nei confronti di una società che per la prima volta, cioè tra le mille cose, è profondamente violenta. E niente, spostandoci più sull'analisi del film in sé, il vero discrimine all'inizio era provare a immedesimarsi nella situazione, quello che ha fatto Minervini. Ma l'artificio del documentario è piuttosto non così integralista come sembra. Ecco, vi dicevo prima che era il punto più
più lampante di questo cinema, ovvero un cinema che non parla con i suoi protagonisti, ma in realtà per certi versi è finto, perché quello che fa Minervini è dare l'idea che quello che sta avvenendo in realtà non avvenga da nessuna parte, perché come vi dicevo prima, il fatto che siamo in Louisiana non è scontato perché non viene detto. E si capisce ovviamente che siamo a Baton Rouge, ma lo capiamo a metà del film circa. Sappiamo di muoversi in una galassia che è una periferia rigorosamente monocromatica, dove i colori in realtà sono due, ma mica per un artificio di fotografia, che comunque è fantastica nel film di Minervini, come vi accorgerete, proprio perché l'idea che si vuole dare allo spettatore è che il mondo si divida fra ciò che è nero e ciò che non è nero. Ed è quello che in realtà vivono tutti i giorni gli afroamericani in America, almeno in quella parte di America, che sappiamo essere, nella vulgata, l'America più festosa, l'America più colorata da un punto di vista folcloristico. Quindi l'America più multiculturale, ma in realtà una società assolutamente oppositiva. Una società che è sconvolta ancora da queste cose. Bene, quello che io vi invito a fare è di avere pazienza con questo film, che è un film molto lento, di calarvi in questa dimensione, che sembra vera, ma che è sintetica, perché è lo specchio di quanto avviene nella mente di questi protagonisti. Perché il razzismo che c'è in America non è il razzismo più lampante, quello che vediamo quando c'è l'insulto razzista. L'uccisione di un nero da parte della polizia è solo la punta dell'iceberg. In realtà quello che vogliono le comunità afroamericane in America è l'abolizione di un razzismo che è sistemico, pervasivo, che li segrega automaticamente in un limbo, appunto in bianco e nero. Quindi vi invito a questo punto di vista e vi invito, se volete, se non paio troppo retorico, a offrire una possibilità a questo documentario per aprire un punto di vista in più, di tanti che ce ne sono, su quanto sta avvenendo in questo momento. Con questo consiglio io vi saluto, spero che vi piaccia, se non vi piace è perché è comprensibile, perché è molto difficile come film, implica tantissima pazienza, è un film molto lento, un film che dà proprio l'illusione di essere con queste persone, però se potete, è un'occasione più unica che rara ed è l'ennesima chicca che ci viene data da fuori orario. Bene, vi saluto e vi auguro una buona settimana. Spero di vedervi al Cinema Sotto le Stelle e buona serata a tutti.